Penso che la radio sia la reificazione di una cosa che è abbastanza tipica della parola, cioè le parole scacciano ed evocano i fantasmi. E siccome la radio è piena di voci ed è piena di parole, la radio è lo strumento che probabilmente più di tutti, il mezzo di comunicazione che probabilmente più di tutti evoca e scaccia i fantasmi. E quindi è sempre qualcosa come la iena di Cavazzoni, che per me è veramente la sintesi di che cos'è la parola e che cos'è la parola letteraria. C'è la iena che piange come un uomo fuori la porta, il contadino apre e la iena mangia il contadino. Da un po' che succede questa cosa, il contadino capisce che non sono gli uomini che piangono, è la iena che finge il pianto dell'uomo perché l'uomo apra e per mangiare. E invece a un certo punto la iena, quindi non aprono più, allora la iena si mette più lontano e cambia suono, sempre imitando il pianto e la lamentazione di una persona, e la iena mangia il contadino. E questo è esattamente quello che fa la voce, imita le ossessioni, le passioni, i turbamenti, le esitazioni degli altri e le rende pubbliche in qualche maniera. Quando mio padre mi ha accompagnato qui, ha detto: urlate, urlate, urlate. Ero stanca. Ci ho messo un poco a capire che stava citando Re Lear con la figlia morta tra le braccia. Un uomo affettato. Non le piacerebbe. Penserebbe forse che tante mie stranezze dipendono da lui, da loro. Volevo ferirlo. Papà, gli ho detto. Tu e la mamma non mi mancherete, ma Belfagor sì. Le piace il nome Belfagor? È un bel nome per un gatto, sì. Belfagor. Non sembrava ferito, papà. E ha detto: verrà a stare da noi, stai tranquilla, non rimarrai a lungo qui. Solo qualche mese. Il tempo giusto per accertamenti e una cura. Voglio che lasciate a casa Belfagor. Può entrare e uscire dalla porta, nel palazzo tutti lo conoscono. Non avrà problemi di cibo e acqua. Non temere, non accadrà niente alle cose. Le cose ti interessano, vero papà? Non le persone che possono essere chiuse in questi posti senza aria. Alle cose non accadrà niente, le cose non hanno bisogno di aria. Tranne i pneumatici. Voglio che lasciate a casa Belfagor, lasciate libero almeno lui. Mentre percorrevo per la prima volta il corridoio, con la coscienza che la seconda volta sarebbe stato il giorno della mia dimissione, non pensavo che ci sarei rimasta tutto questo tempo. Pensavo che Santa Maria della Pietà rappresentasse una di quelle punizioni che mio padre mi dava da piccola quando marinavo alla scuola o rubavo sigarette e vinile per dividerli con Sandra. Se dovessi trovare un sottotitolo esplicativo, diciamo anche più didascalico, se vuoi. Di vostra vita che ho Sì. perso. Perché sentire le voci è normale? Anzi, perché sentire le voci capita davvero a tutti? Ha sentito? Ma perché non vengono ad aprire la porta? Chi ha rapito Amaro? Ma chi parla? Ma ha sentito davvero? Quale immagine al posto mio metteresti per chiudere il reportage sulla radio in TV? Il reportage sulla radio in Sì, TV. o sul radiodramma in Sì, TV, sì. non so se mettere delle valvole. Oppure non so se mettere un'antenna, probabilmente metterei un'antenna. Io metterei un'antenna. Sì. Vuoi che ti faccio la chiusa? Sì, ti faccio Quali lavorare. immagini? Anche una sola. A me piacciono i posti vuoti. Quindi dopo che c'è stato un gran bailam e tutti anche gli inciampi del caso, le cadute, le cose sono riuscite, mi piace vedere cosa ne è di questo posto. Mi piacerebbe molto girare questo posto, questa radio in tutti i suoi anfratti quando fosse vuota. Quindi sì, forse metterei un'antenna. Quindi sceglierei Perfetto, questo. colgo la suggestione. Bocca al lupo. Grazie mica.